Allora, mister, direi che c'è da capire anche un po' come questa squadra ha assorbito la partenza del suo leader, perché questa è una squadra che i colpi generalmente, più che assorbirli, ha dimostrato di subirli. Quindi anche su questo aspetto immagino che avrei dovuto lavorare tra ieri e oggi. Sì, devo dirti che abbiamo parlato. Intanto, la prima cosa che gli ho detto è che se oggi Simone è andato alla Juve, il merito non dico per il 99%, ma per il 70%, gli ho detto ai ragazzi è merito anche vostro, no? Perché l'avete messo sempre nelle condizioni di giocare, di fare sempre, di essere leader di questa squadra. Quindi, gli ho detto adesso voltiamo pagina, c'è un nuovo capitolo, ci sono giocatori che hanno giocato poco e che hanno la possibilità di mettersi in mostra e sicuramente sono convinto che hanno tutti voglia di fare bene. Vai Federico. Sì, mister, volevo chiederti se a questo punto potrebbe esserci una chance per Tordini, perché appunto, data la partenza di Simone. Ci sto pensando, ma penso che opterò per una soluzione diversa, nel senso che sicuramente avremo gli esterni e i due centrocampisti importanti, ma sto pensando di mettere un trequartista con più gamba rispetto a Tordo. Stavo pensando tra lui e Morosini, la scelta dovrebbe cadere. Marcello, vai pure. Allora, mister, vabbè, al di là di Iocolano si apre un nuovo campionato perché fino adesso eravamo lì a vedere se riuscivamo a entrare nei playoff, ma prima in questo momento bisogna salvarsi perché è un momento difficile, inutile nasconderselo. Guarda, io penso che tutte le squadre, no, quando ai nastri di partenza si presentano, il primo step è sicuramente salvarsi. Anche squadre blasonate che magari hanno speso tanto. Quindi noi dobbiamo raggiungere la salvezza per poi magari pensare a qualcosa di importante. È normale che la partenza di Iocolano ci fa responsabilizzare tutti un po' di più, magari fa prendere un po' di personalità anche a giocatori che prima non si, nascond no, si nascondevano, però troppo forte. Magari sapevano che c'era Simone ed era tutto più facile per loro. Adesso invece magari giocatori come Galli, giocatori come Giudici, giocatori come Zambataro, lo stesso Battistini e Merlisale, che sono diciamo i vecchi dello spogliatoio, Marzorati, riescono magari a diventare leader tutti quanti di uno spogliatoio che è composto più di giovani che di vecchi, insomma. Fiorenzo, Radogna. Sì, buongiorno mister. Mi interessa Morosini. Tu sei un navigato ex centrocampista di alto livello, sei un allenatore di quelli tosti con grinta. Mi interessa l'aspetto mentale di Morosini. Come sta? Morosini sta bene, devo dirti la verità, rispetto all'inizio quando sono arrivato che negli allenamenti facevamo molta fatica, oggi sta bene, ha una qualità incredibile e quindi penso che Morosini avrà delle chance importanti, anche perché non è un giocatore che scopro adesso io, che scoprite voi adesso, è un giocatore che ha fatto benissimo a Monza, ha fatto bene alla Feralpi, ha fatto bene a Sottilone, quindi è un giocatore che c'ha nelle corde anche 8-9 gol da centrocampista, quindi io penso che Morosini potrebbe diventare anche Iaculano di questa squadra per le qualità Grazie. tecniche che ha. Lanfredo. No, la considerazione è che incontriamo una squadra vabbè, quarta in classifica in palla, ha perso solamente dopo aver perso l'Eco l'andata, ha perso solamente a Renate e ha fatto 10 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 16 partite, per cui penso che non sottovaluterai il fatto di incontrare una squadra molto quadrata, diciamo, che all'andata ci aveva fatto soffrire, il primo tempo ci aveva dominato, poi il secondo tempo è cambiata la partita e niente, è soltanto una considerazione che incontriamo una squadra forte e di solito noi con le squadre forti abbiamo sempre tirato fuori il meglio.
Bene, incontriamo una squadra forte, una squadra che ha speso tantissimo, è una squadra che è stata costruita per arrivare nelle prime posizioni. Oggi siamo tutti là a vedere sul Tirol del Padova, ma io penso che per quello che ha speso, penso che anche la Feralpi è una delle prime 3-4 squadre che poteva vincere, che magari trovando sul Tirol là davanti è diventato tutto difficile. Però è una squadra costruita molto fisica, di buona qualità, però sai Davide contro Golia, no? Di solito tutti pensavano, e poi alla fine ha vinto Davide contro Golia, perché noi andiamo là, siamo belli carichi, ci mettiamo là, facciamo la nostra partita, sicuramente dobbiamo giocare sempre sopra ritmo, perché la nostra forza è l'intensità, quindi la squadra sta bene, abbiamo recuperato anche le energie che abbiamo spostato lì, quindi andiamo là e faremo una partita importante contro, lo sappiamo che è una squadra importante, lo sappiamo tutti. Grazie Roberto, Frigerio posto, grazie posto, Matteo, grazie. C'è un'altra domanda. Diciamo che sono un po' ridotto il battaglione degli over a tua disposizione in questo momento con la partenza di Iocolano e di Mastroianni. Hai avuto la possibilità di inserire Neste Capoferri. Per Capoferri può essere giunto il momento di rivederlo in campo, per Neste invece come l'hai trovato? Nessa oggi ha corso a parte, perché oggi è un giorno di rifinitura, quindi ha lavorato col prof, quindi ancora, però è un ragazzo che ha voglia, ci ho parlato, è contentissimo di essere arrivato all'Ecco. Alla fine io penso che quando arrivano giocatori giovani che hanno voglia di imparare, soprattutto hanno voglia di diventare giocatori, penso che questa sia la piazza giusta. La scelta fatta sugli over è una scelta che secondo me oggi in un calcio dove ci sono pochissimi soldi, ormai i presidenti cercano di puntare molto sui giovani, cose che magari non fa la Pro Vercelli, che non fa il Tirol, che non fanno le squadre che devono vincere. Noi che siamo una realtà che in questo momento abbiamo problemi, perché il presidente ha detto che in questo momento è in difficoltà, quindi la scelta dei giovani secondo me è una scelta giusta, anche perché i giovani che abbiamo sono giovani di buone prospettive, quindi allenarli per me è una motivazione importante. E poi devo dire che i vecchi che ci sono tutti vecchi positivi che sicuramente aiuteranno i giovani a crescere. Altre domande? Marcello? Okay, abbiamo sempre parlato dell'ultima volta ti ho sentito dire Soccazzi, no? Perché senza centravanti, insomma, so cazzi acidi, però il centravanti non ce l'hai, continui a non averlo, o almeno c'è Petrovic. Ma Petrovic è un giocatore che secondo me, se io devo guardare il Petrovic delle prime partite, il Petrovic di mercoledì, devo dirti che ha fatto 60 minuti da attaccante vero, nel senso che l'ho ribadito anche in conferenza stampa mercoledì. Ho detto che su 20 palle alte è riuscito a prendere 13-14, cose che prima magari non ne prendeva neanche una. Quindi vuol dire che il giocatore sta migliorando. È normale che devi migliorare sotto porta, no? Deve attaccare di più. Ma sono situazioni che secondo me ci lavoriamo. E poi io ti dico la verità, vedi, il presidente alla fine ha preso Nesta, gli ha fatto, mi sembra, 2 anni di contratto. Io penso che alla fine ci regalerà, perché poi alla fine se la regala a me, la regala alla città, la regala a tutti, una punta importante, perché avere un finalizzatore davanti o un giocatore fisso che ti fa salire la squadra, fa crescere Tordini, fa crescere la squadra, fa crescere anche i giovani che gli giocano vicino. Quindi il presidente è una persona molto intelligente e penso che molte volte, penso che alla fine questo regalo ce lo farà a tutti.